90 minuti dentro o fuori, la serie di Per il Lupo passa per il Corallillo di Boiano. Benvenuti amici della CBTV, tifosi del Lupo in Molise, in Italia e nel mondo per la 30ª giornata. Cacchione in area di rigore, Cacchione la mette dentro, attenzione di Rienzo. La rincorsa di Fazio, lungo sul secondo palo, Franchi poi Ioio di testa. Pallone alto, la sterzata di Trori, poi Sabatino di prima, ottimo il pallone per Tordella che può andare da solo sulla sinistra, ancora Tordella, punta l'uomo, Tordella si accentra, Tordella in mezzo a due, la conclusione di Tordella, rete! Rete! Tordella 1-0 al 17esimo e Matteo Tordella a sbloccare il risultato qui al Corallillo di Boiano. C'è Franchi sulla sinistra, il movimento di Ciccio Ripa, attenzione, è tutto regolare, Ripa la conclusione di Ciccio Ripa. Ioio, attenzione, brutta svirgolata di Ioio, di Rienzo dice no. Il tocco di Fazio sul secondo palo, Ripa di testa, rete, 2-0, Ciccio Ripa. Franchi, resta lì il pallone, attenzione, Tordella col mancino, Tordella. Viscardi, questa volta c'è la rincorsa di Fazio sul primo palo, la testa di Ripa, pallone fuori di pochissimo, ha sfiorato il gol del 3-0 Ciccio Ripa. Franchi per Ripa, la sponda di testa per Franchi davanti alla porta, Filippo Franchi, cosa si è mangiato, bravissimo Viscardi. Ripa, Lombari, adesso è buono il pallone per Franchi, attenzione Franchi, 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 3-0 di Filippo Franchi, al 15esimo fa 3-0 Filippo Franchi, che probabilmente chiude qui la partita. Guillari, regolare, non si è alzata la bandierina dell'assistente, Guillari. La mette dentro, palla per Anastasia, il controllo di Anastasia. Anastasia, il 4-0 di Matti Anastasia, che chiude il match. E finisce qui, torniamo in D. È finita, 4-0, qui al Corallillo di Boiano.